ciascuno di noi deve avere un comportamento responsabile e la responsabilità di ciascuno diventa responsabilità collettiva. Da ieri sono iniziati dei controlli molto serrati che aumenteranno nella giornata di oggi e poi nella giornata di domani. I controlli nel Veneto sono stati dai 2.500 a 3.000 solo nella giornata di ieri. In tutte le prefetture gli orientamenti sono di passare sostanzialmente da ammonizioni, da avvisi alle sanzioni. Quando un cittadino non rispetta le norme di legge in questo stato di emergenza del paese, incorre non solo in un reato di cui è il 650 del codice penale, ma un giudice potrebbe eventualmente imporgli anche reati legati alla tutela della salute pubblica che sono molto più gravi. Quindi attenzione alle dichiarazioni mendaci. Io stesso per venire qui oggi avevo la mia autocertificazione, tutti devono avere l'autocertificazione quando si muovono, deve essere un'autocertificazione che dice la verità. E quindi essere pronti poi a dei relativi controlli. Il comportamento irragionevole ancora di alcuni cittadini e persino di qualche commerciante sono non solo da condannare, ma fanno parte di voci distorte di un'idea invece di comunità che sta reagendo in modo unitario per il bene del Veneto. Altre norme contingenti, norme particolari saranno emesse anche. Interpretazioni, scusate, della norma saranno fatte anche per i cantieri, perché anche lì ci sono alcune questioni che devono essere garantite da qui ai prossimi giorni. Ai ragazzi e ai giovani voglio dire questo: attenzione, il virus non conosce età, passa da una parte da un corpo a un altro con grande velocità e non è vero che voi ragazzi, voi giovani siete automaticamente esenti, anche se avete maggiori autodifese. E poi attenti, perché voi potreste essere contagiati e portare il virus ai vostri genitori, ai vostri nonni. Non fatelo.